Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tono Kid che vi parla e oggi siamo tornati con Formula 1 Manager 2024 pronti per far scendere in pista i nostri piloti. Siamo a Jeddah, signori, siamo al Gran Premio dell'Arabia Saudita numero 2 di questa stagione, signori, di questo nuovo appuntamento con F1 Manager 2024. Allora, cosa volevo fare, signori? Io ho fatto già le prove libere, le qualifiche e quant'altro. Andiamo a vedere i risultati delle qualifiche perché ci siamo piazzati in... Non ce lo dice? Vabbè, 22esima posizione Giovinazzi, mannaggia a lui. E 21, 20, 19esima posizione per Oliver Bearman. A parte che l'avremmo visto tranquillamente da qui, però dettagli, vabbè, lasciate perdere. Signori, quello che volevo fare oggi era di simulare interamente la gara, anche per vedere questa nuova feature che hanno inserito in questo F1 Manager 2024, perché per il semplice fatto che la nostra auto fa abbastanza cagare, l'abbiamo visto nel Gran Premio del Bahrain, e piuttosto che perdere tempo a fare una gara dove assolutamente non possiamo arrivare più in alto del 21esimo posto, magari poi simulando succede ben altro, perché sapete che la nostra auto è ultimissima e non ci sono aggiornamenti in questo Gran Premio, quindi non abbiamo portato nessun aggiornamento perché tempisticamente non riuscivano a portare a finire nessun progetto. Direi quindi, signori, di skippare appunto, andiamo a mettere magari una strategia un po' più fattibile, mettiamogli queste strategie, non so se noi la strategia la facciamo. Proviamo a mettergli una strategia quantomeno logica e poi andiamo, signori, a skipparla, insomma, questa gara. Facciamo così per oggi, dai. Più che altro perché appunto non sarebbe utile. Skippiamo questa e poi ovviamente andiamo a vederci invece il Gran Premio prossimo, che dovrebbe essere quello di Melbourne in Australia. E lì qualche aggiornamento dovrebbe arrivare. L'assetto 100% per entrambi. E niente, la partenza cannone come sempre. E basta, signori, direi che possiamo farli simulare, dai. Non ce l'ha selezionata, no. Ok, ci ha selezionato quella giusta, sì. Let's go, signori, andiamo a far vedere come succede. Cioè, come succede? Quello che succede facendo simulazione credo che ci dia semplicemente il risultato, come per le altre sessioni, come per le qualifiche, che, signori, io non le sto facendo, le qualifiche, assolutamente. Dopo una lunga gara, anche Kevin Magnussen rientra ai box. La 13esima posizione non gli permette di portare a casa nemmeno un punto oggi. E andiamo a vedere magari il risultato finale. Vince Verstappen davanti a Sainz, a Perez. Sainz che guadagna 2 posizioni, bene. Leclerc ne perde 3, meno bene questa cosa, per la Ferrari ovviamente. E noi, signori, siamo, attenzione, Giovinazzi in 19esima. Sono riusciti a fare, cioè si sono praticamente cambiati di posizione. Sono riusciti a fare meglio più un giro, ok, non sappiamo il distacco tra Zhou e Giovinazzi, nemmeno tra Bearman e Gasly, però il giro veloce di Bearman 32-1, un po' lento. Bearman ha bisogno di crescere, signori, e tra l'altro adesso dobbiamo anche andare a cambiargli l'allenamento. Giovinazzi bene, che è riuscito a fare una posizione, addirittura sono andati meglio rispetto al nostro controllo nella prima gara in Bahrain. E va bene, andiamo avanti così, siamo ultimissimi, ma lo sapevamo già. E ok, guadagna una posizione su Zhou, attenzione. Però dai, ci siamo tolti anche Jeddah e andiamo, bravi anche i box, i nostri meccanici, ottimo, che hanno fatto il sesto tempo, direi bravi. Obiettivo gara, 21esimo migliore raggiunto da Giovinazzi e Bearman invece no. Quindi ci danno, non ci sono dei malus, signori, semplicemente ci danno dei soldi in più se azzecchiamo, diciamo, il pronostico del risultato dei nostri piloti. Ci sta come cosa... l'avrei anche cambiata, cioè l'avrei anche tenuta così onestamente la questione degli obiettivi prestazionali, ma ci sta. O comunque magari farlo così senza dei malus, diciamo, in termini economici, ma con comunque delle previsioni anche sulle qualifiche magari, ad esempio. Però vabbè, ok, signori, siamo già nel post GP. Avevamo fatto uno scout giusto. Cazzo, ma prende pochissimo Tsunoda, 9 mesi rimasti di contratto. Attenzione a Yuki a fine stagione, se mai vorrà venire, perché insomma, fatemi vedere se possiamo fare un altro scouting di qualcun altro.
Abbiamo fatto lo scouting di Yuki, magari un altro che possiamo fare. E sarà anche uno non per forza giovane, perché sapete signori che non faremo tantissime... tantissime stagioni. Potremmo provare Perez, per quanto in realtà mi sta un po' sulle balle. Facciamo lo scouting intanto di Sainz. Comunque Sainz, futuro probabilmente, non si sa ancora, non c'è nulla di definitivo. Futuro pilota di Audi, forse. Non della nostra Audi, ma delle Audi reale. E comunque andiamo avanti fino al completamento del progetto del sottoscocca, così glielo facciamo produrre, vediamo quanto ci mettono a 10 giorni dal progetto a componente auto, grande così. Vediamo quanto ci mettono a produrlo, andiamo in magazzino, sottoscocca, andiamo a vedere anche signori il plus che ci dà in termini di... Cioè scusatemi, fatemi capire. La macchina 1... guadagna più 4 in accelerazione e niente in tutto il resto. La macchina 2 invece guadagna 2 posizioni di velocità massima in accelerazione, media e alta velocità. Normale questa cosa? Vabbè. Comunque, mettiamola in produzione. Il Gran Premio è tra 9 giorni. Me ne dovete fare 2 affrettati. Non riescono comunque. Data completamento 10 giorni. Allora mi sa che opterò per un'emergenza, 1.600.000. Vabbè, iniziamo già a spendere, signori. Ma va bene. Uno me lo fa in emergenza. E gli altri invece li fai con calma. Tanto 8 giorni arriva al secondo. Sottoscocca, quanti? Scusatemi, quanti ne abbiamo di solito? 4? Tu fanne comunque... Ma guarda, ti dirò, fanne anche 6, perché poi rimangono come pezzi. Se andiamo a fare un altro sottoscocca in futuro, rimangono come pezzi di ricambio comunque, da utilizzare nelle prove libere. Va bene, direi che va bene così. Ok, vediamo adesso anche il... Perché dobbiamo migliorare in fretta possibile l'auto, quindi insomma, ci serve avere i pezzi pronti. Risultato sondaggio personale marzo... Mentalità, ho capito, ma lo so che sono molto infelici per la questione dell'auto, fa cagare, benissimo. Però il vostro morale a terra non ci aiuta, gentilmente, di grazia. Le sospensioni me le hanno già rotte, scusatemi. Ho sbagliato. Magazzino, sospensione. Ma me l'hanno rotta... Ma non è che si è ritirato il Beerman? Che ci ha detto più un giro? Ma ci hanno già rotto le sospensioni, ma scusatemi. Telaio 4, qua erano 6. Installato sull'auto 2. Però sull'auto 2 è quella di Beerman. Vuol dire che ha rotto qualcosa nelle prove libere. No, nelle prove libere le ho fatte io, le prove libere. La qualifica forse? Forse è per quello che è arrivato ultimo il buon in qualifica il buon Giovinazzi. Ma stai a vedere che mi ha spaccato su qualcosa. Pazzesco, vabbè, ci teniamo i pezzi che abbiamo. Credo che lo capiremo dai componenti, dai componenti del motore. Fatemi, vabbè, ci guarderemo poi. Scouting completato, va bene. Rory Sainz, adesso gli scouting solo. Disponibile a trattare? Stipendio 7-8, clausola di 3 milioni, insomma. Prossima stagione Lewis Hamilton. Signori, un'altra novità importante, ed è saggia questa cosa, è che hanno già messo dei trasferimenti, tra cui quello di Hamilton che è già fatto, impostati per la stagione successiva. Quindi nella stagione successiva noi sicuramente vedremo Hamilton in Ferrari, così come avverrà nella realtà. Questa cosa è molto interessante. Non so tra l'altro se c'è la possibilità di vedere magari qualche altra cosa qua. Ad esempio al posto di Hamilton non mettono nessuno. Fatemi vedere così per curiosità se c'è anche qualcosa di già preimpostato sulle... Magari uno spoiler di quello che succederà nella realtà l'anno prossimo. Tipo al posto di Perez arriva qualcuno o no? Quindi mi sa che solo quello è già stato impostato. Anche perché di altre scuderie che cambiano. Non mi ricordo di aver sentito già degli annunci. Quindi vabbè. Facciamo altro scouting su chi ha Sainz. Al momento è disponibile a trattare, quindi guarda, io ti dirò, tanto lo scout non ci costa, teniamolo, usiamolo e via. Quindi
dove siamo col calendario? Ok, mi serve la conclusione del progetto, che è comunque prima della gara. Incendio fabbrica. Progetto di produzione in pausa per 10 giorni, ma non ci credo, non riusciamo a fare... Cioè, tu mi stai dicendo che quindi... Non ci credo. Mi sa che non riusciamo a fare neanche l'altro componente, della... Dov'è? Del sottoscocca. Fatemi vedere un attimo la... Produzione... Prossima parte 13 giorni. Perché c'è la chiusura temporanea, io non ci voglio credere però. Partiamo col piede sbagliato, eh. C'è un incendio. No, signori, siamo messi non male di più. Come cazzo hanno fatto gli altri? Ah, perché... Sì, ok, perché non abbiamo montato i pezzi in realtà, ok. No, però siamo messi molto male. Non va bene così, eh. Progetto lettone completato, ho capito, ma la produzione, signori... Hanno chiuso, ma non ci voglio credere. Avremo solo un sottoscocca nuovo e basta. Vabbè, intanto concentriamoci su un nuovo progetto da fare. Ne abbiamo fatto quindi alettones anteriore e sottoscocca. Andiamo a vedere adesso qualcosa di un po' più corposo, tipo il telaio, signori, per forza. Famo il telaio. 3-5 46 successivo. Fammi vedere... Allora, sicuramente questo al minimo. Non mi interessa. Accelerazione, ok. Però mi interessa anche... Raffreddamento motore andrebbe decisamente a farsi benedire. Ma cazzo, ma migliora solo l'accelerazione? Oh, un po' di alta velocità anche la metterei. Quindi da un più 6 facciamo un più 3. Yeah. Alta velocità, ok. Raffreddamento motore meno. Torniamo a più 6. Però abbiamo un meno 5. Già abbiamo un meno 3 come raffreddamento motore. Anche perché il nostro motore, signori, a livello di resistenza credo che faccia abbastanza schifo, eh. Va bene così, signori. Ce ne frega poco o niente del raffreddamento motore. Avremo tante difficoltà a livello di resistenza, ma ok, guardate, un più 6 in accelerazione, un più 7 in alta velocità, ce lo portiamo a casa e sti gran cazzi. Poi magari stiamo sbagliando tutto, può essere, però. Facciamo sempre intensivo per la questione dello sviluppo futuro, signori. Sempre se un futuro lo avremo, a meno che succede come con l'Alfa Tauri l'anno scorso, che ci hanno... defenestrato dopo la prima stagione, giustamente da un lato, ma dall'altro la macchina non più di così non poteva fare. Andiamo adesso poi a vedere, io direi, alettone posteriore, signori, facciamo, posto che o forse è meglio le sospensioni, visto che l'abbiamo rotto. Beh, anche l'alettone l'abbiamo rotto, eh. Però no, dai, facciamo le sospensioni, dai, vediamo a livello di sospensione cosa riusciamo a fare. Più 6 anche qua in accelerazione di base. Più 7 risparmio pneumatici. Non male. Ok, così diminuisce, ma non troppo. Bassa velocità. Non cambia niente. Media velocità. Non cambia niente di quello che ci interessa, diciamo. E alla fine quest'anno sono un po' più logiche le componenti dell'auto, perché le sospensioni effettivamente vanno tanto ad influenzare il risparmio dei pneumatici. Cioè... Non è che ci influenza sì anche la sterzata, ma vedete che se io cambio qua, l'unico parametro che cambia è proprio il risparmio degli pneumatici. Quindi, cioè, secondo me conviene quasi più fare così, che la riduzione resistenza un po' perde, che diventa rosso, scusatemi, così. E oddio, così dovrebbe un po' aumentare tutto, leggermente, vediamo. No, cala un po' la bassa e la media velocità. Che facciamo così? No, va bene così, signori, sti cazzi. Andiamo a ragionare anche sul risparmio pneumatici, 11 posizioni. A parte che facciamo anche così, come al solito. Va bene, flusso anteriore cambia qualcosa. O magari così? Perché ci va a peggiorare questo?
No, lascialo così allora che va bene. Va bene, va bene così. Ok, abbiamo fatto anche queste. E mettiamo i soliti ingegneri disponibili. Facciamo intensivo altri 3 milioni. E va bene, un po' di soldi ce li andate gli sponsor, quindi ce li abbiamo da spendere. Motivo di insoddisfazione, prestazioni auto. Ho capito, ma dovete darmi tregua, perché qua è un cazzo di casino. È un cazzo di casino. Incendio in fabbrica pure, che cazzo. Produci, non possiamo produrlo. Oddio, però in emergenza me lo fa fare? Solo in emergenza? E allora facciamo così, guarda. Te ne chiedo 2 in emergenza di alettoni. E a questo punto anche il sottoscocca. Non ce lo fa fare. Allora perché l'alettone sì, forse un bug allora. Abbiamo sfruttato un bug. Cioè, dalla mail ce lo fa fare, quindi aspetta un attimo. Se io vado nella mail del sottoscocca... Ah, ci dice che è un progetto attualmente in corso. Forse è per quello che è in corso, perché è in corso. Eh sì, effettivamente. Sottoscocca, se io lo interrompo... Rimborso di... E non otterrà rimborso per quelli in fase di produzione. Fa perdere. Cioè, quindi solo per un pezzo non ci danno il rimborso. Vabbè, signori, soldi ce li abbiamo, dai, sti cazzi. Sempre se ce lo fa fare, se no l'abbiamo presa in quel posto 2 volte. Fammi vedere dalla mail se io faccio sottoscocca, produci sottoscocca, emergenza, fanne uno e via. Poi dobbiamo ricordarci a livello di... cioè proprio a fine della gara dobbiamo ricordarci di produrre altri alettoni, altre cose. Allora, andiamo in magazzino a questo punto. Telaio ce l'abbiamo. Alettone anteriore, ti dirò, installalo. Per quanto è... allora, noi adesso i nostri piloti devono guadagnare ovviamente conoscenza dei nuovi componenti, quindi dovrebbero girare anche nelle prove libere con l'alettone nuovo e con sottoscocca nuovo. È problematica la cosa? Sì, perché se si vanno a schiantare e ci rompono i componenti, non abbiamo quelli di scorta, dobbiamo mettere per forza quelli vecchi, quelli base che avevamo. Va bene comunque come cosa, per carità, però insomma, vediamo un attimo. Fatemi un attimo dare un'occhiata all'analisi dell'auto per capire se qualcosa è migliorato. Solo l'accelerazione, cioè solo l'accelerazione e basta. A livello di peso siamo i più leggeri, ma facciamo abbastanza schifo, signori. Abbastanza, va bene. No, però aspetta, cos'è che ti manca? Sospensioni e alettone posteriore, che ci ha rotto qualcosa. Giovinazzi, per forza. Analisi dell'auto è cambiata adesso? Ah no, ok, mancavano dei pezzi, quindi ovviamente eravamo ultimissimi. E non è che siamo tanto migliori, però abbiamo parecchia accelerazione. Potrebbe essere utile l'accelerazione. Va bene, va bene. Qualcosina è migliorato. Vediamo se poi i risultati si vedono anche... Qui nessun interesse. In pista. Dobbiamo partire qualcun altro anche. Signori, noi facciamo lo scouting di tutti. Poi non so quanto durerà queste info. Quanto dureranno e se dovremo rifare lo scouting. Ok, signori. Obiettivi gara. Facciamo un bel 20° migliore per Giovinazzi. Noi ci crediamo. E 21° migliore per Biermann. Signori, vado a farmi le prove libere. Come al solito vado a simulare le qualifiche, perché le qualifiche le simulo sempre, dall'anno scorso. Non è cambiato niente come gestione, non è cambiato niente. Quindi da quel punto di vista anche il mio approccio alle prove libere, alle qualifiche, non cambia. E ci vediamo a questo punto direttamente per la gara, che sarà parzialmente nuvolosa, ma non si intravede pioggia in tutto il weekend. Perfetto, a tra poco. Ed eccoci qui, signori, pronti per la gara in Australia. Andiamo a vedere come sono andate le qualifiche. A sorpresa, sorpresissima, signori, abbiamo un Biermann in 14° posizione, Giovinazzi 22°. Attenzione, perché il buon Antonio si sta facendo mettere i piedi in testa da un ragazzino che però, prospettiva futura, ha assolutamente un futuro luminoso, signori. Non sappiamo se qui in Audi, in Kid Audi, oppure da qualche altra parte, però lo scopriremo tra un po' di tempo, un bel po' di tempo. Allora, andiamo a scegliere la strategia, signori, e andiamo a... Allora, con Giovinazzi voglio fare il primo esperimento di questa stagione. Prima di tutto andiamo a vedere quante gomme ha, quali gomme ha.
Due soft nuove, due medie nuove e una dura nuova. Allora, facciamo così, una bella strategia, eh? Con uno stint in più, vediamo a mettere questo tipo di gomme, se riusciamo a fare una parte centrale con... Madonna, dove è andata la voce? Riusciamo, volendo, a tenerlo sempre aggressivo, facendo una sosta in più. Non so quanto sia logica la cosa, perché non abbiamo una macchina veloce, però... Signori, noi con Giovinazzi ci proviamo, parte ultimo. Peggio di così non può andare. Però, perciò ci proviamo. Il buon Beerman invece dovrebbe avere una gomma soft nuova e due medie. Ok, quindi gliele facciamo usare. Proviamo a gestirlo. Qua addirittura potrebbe andare forte, quindi ti dirò. Fallo andare forte, ci fermiamo solo un giro prima. Soft media e poi media spinta, ci sto. Attenzione a Beerman, signori, però, che ovviamente per i parametri che ha non... mi sono dimenticato ancora di cambiare l'allenamento, tra l'altro. Non... aspettate che sto guardando qua gli effetti che ha la sua fiducia, ok. Non ha... sorpasso in corso, 58, madonna. Non ha una gestione gomme molto efficace, quindi... non lo so, vediamo. Fatto sta, signori, che andiamo... Aspetta, mi stavo dimenticando di farli partire a cannone, ovviamente. E poi gestiamo. Va bene, let's go, andiamo in pista, signori, accendiamo i semafori, vediamo cosa riusciamo a combinare con queste due nuove componenti, l'alettone anteriore e il sottoscocca, vediamo se effettivamente ci daranno quel boost in più. Pronti, accendiamo i semafori, attenzione, la tensione si sente, 3, 4, sui motori 5, allo spegnimento il via del Gran Premio dell'Australia con, tra l'altro, signori, novità, qua vedete questi simbolini. Significa che questi hanno dei componenti usurati, componenti motoristici usurati. Grande Beerman, attenzione, nel frattempo andiamo all'elicottero, che mi piace di più come visuale. Guadagna già una posizione, attenzione, anche Giovinazzi. Sono partiti a cannoni, ragazzi. Andiamo on board. Helmet cam con Beerman, all'inseguimento di Albon. Subito così, li voglio confondere con le visuali. Bandiera gialla, Sainz. Safety car in pista, attenzione, subito così. Incidente tra più auto, andiamo a vedere cosa è successo, forse troppi detriti in pista. C'è Sainz con Perez, Sainz da solo. Mamma mia, la madonna. E viene colpito una McLaren. Sì, doveva avere tipo l'auto in mille pezzi, però. Rimbalza, questi rimbalzi un po' poco realistici, ma ok. Norris che l'ha urtato. Ok, Sainz out, safety car, subito così al primo giro. Gli incidenti secondo me potevano fare un lavoro migliore, nel senso, una macchina che rimbalza non si è mai vista, perché comunque ci sono le gomme dappertutto che attutiscono e al massimo sì. Sì, qualche rimbalzo ci può essere, ma non è che vanno a finire 200 metri e ritornano in pista. Almeno non sempre. Non così, quantomeno. Va bene, noi andiamo al risparmio, assolutamente, di tutto. Andiamo avanti veloci. Senza Norris, indagine, nessuna penalità, incidente di gara. Norris non so che danni possa aver avuto, perché a parte magari un po' aver consumato le gomme per l'inchiodata, no, neanche. Questo, signori, potrebbe essere un bel vantaggio in termini di consumo gomme. Per tutti, in realtà, però anche noi ci proviamo. Andiamo dall'elicottero e prepariamoci, magari portando in temperatura le gomme. Questo già al massimo, questo intanto mettilo a neutro. Vediamo le auto che ondeggiano, siamo diretta dall'elicottero. All'inseguimento di Beerman. Attenzione. Safety car che rientra in box. Bandiera verde si riparte. Inizia a spingere Verstappen prima delle ultime due curve. L'hai fatta magari un po' più staccata la visuale dell'elicottero. Non troppo zoomata.
Però ci sta una bella novità. Attenzione, Bearman attaccato da Bottas. Si fa sorprendere. Forse le gomme un pochino fredde. Potrebbe essere. Andiamo on board con Bearman, che preferisco in questi momenti di lotta. Sargent ha la gomma dura. Ah, la gomma media. Per Sargent. Gomma dura ce l'ha qualcuno. Hülkenberg. Attenzione. Bearman, non te lo perdere però, ti prego. Non te lo perdere. Intanto mettiamo aggressività elevata, perché anche Giovinazzi deve far qualcosa di dietro. Non sta facendo niente Giovinazzi. Anzi, si sta già perdendo Magnussen. Mannaggia a te. Niente, Bearman si è già perso Bottas. Ricordiamoci, signori, che la nostra auto non è il top del top, eh. Abbiamo dei miglioramenti, sì, però non è che siano dei miglioramenti poi così eccezionali. Facciamo abbastanza schifo un po' in ogni reparto. Non ho neanche visto, signori, tra quanti giorni arrivano, finiscono di progettare i pezzi, onestamente. Cazzo, pure da Ocon si è fatto superare. E niente. A parte che non ho messo effettivamente il l'ERS. Mettilo adesso per cercare di stare vicini a Sargent. Dobbiamo a tutti i costi cercare di restare qui, DRS con Sargent. Però è difficile. Difficile, non siamo... Sul giro secco abbiamo visto di sì, che siamo abbastanza a parte Giovinazzi, che non lo so che cazzo di problemi abbia con le qualifiche. Anche con la gara in realtà, perché non sta combinando niente. In carità, siamo a 9 giri, però... Sta già quasi perdendo Magnussen. Anzi, mi sa che se l'è perso. DRS, niente? Niente, grande Giovinazzi. Ma porca di quella... Attenzione adesso, prova su Sargent. Sargent a gomma media, bravo Bearman. Andiamo ad ottimizzare allora. Ottimizza, ottimizza, vai un po' più aggressivo. Vediamo se riusciamo a staccarlo, ma dubito fortemente. Assolutamente no, tutti incollati, tutti a trenino. Abbiamo già 6 secondi da Bottas. Ottimo. Poi non so, signori, effettivamente non ho approfondito se c'è qualcosa da bilanciare ancora nel gioco, perché non è ancora uscita una patch. Siamo a 2-3 giorni dall'uscita del gioco, non è ancora uscita se non la primissima patch del Day One, che è classica, quella per risolvere i bug di crash del gioco e quant'altro, le cose principali. Però a livello di bilanciamento hanno detto, tra l'altro, perché appunto oggi è il 26 di luglio, sto registrando in questa data, e hanno detto appunto che... Ma se io questo provo a toglierlo, magari anche questo dà problemi, non lo so. Magari accumulano quando non dovrebbero. Boh, proviamo a toglierlo comunque. E come dicevo, hanno detto che la prossima patch uscirà la prossima settimana, quindi la settimana quella che va dal 29 di... Doppio sorpasso così, no? Però dai, Bearman, anche tu che cazzo. Settimana dal 29 di luglio in poi, insomma. Ha finito pure l'ERS. Con Giovinazzi. E non ha combinato niente. Qua stiamo praticamente facendo spingere col motore entrambi, perché abbiamo la benzina. Ma no, ma Giovinazzi non... Ma non ho impostato la strategia con una sosta in più. Ma porca troia. Ma sono imbecille, sono... Ma che scemo. Ho sbagliato tutto. L'ho fatta ma non l'ho. Vabbè, niente, andiamo. Ma porca di quella troia. Mi sono accorto adesso. Dobbiamo provare qualcosa, signori, di diverso. Almeno con Giovinazzi. Vediamo quanto me le consuma. E appena se le consuma del tutto. Bravo Giovinazzi, ha fatto sorpasso? No. Cazzo, col DRS aperto ce l'ha anche lui? Ah, ce l'ha anche lui, ok. Ok, siamo più lenti, mi va benissimo, perché ci sta. E perché, insomma, se riusciamo a usare Bearman per fare il tappone, però dovrebbe stare davanti almeno alle due Alpine. Al momento è impossibile la cosa. Fa da tappo, così Giovinazzi può spingere. Difficile, signori, l'inizio sarà abbastanza traumatico. Un po' come con l'Alfa Tauri l'anno scorso.
Spero che non vada a finire così, spero vivamente che non finisca così, però l'inizio non è per nulla promettente. Forse, come detto, siamo stati un po' troppo coraggiosi a mettere una sola, un solo pallino quando abbiamo scelto il livello di diciamo livello di partenza quanto a potenza della nostra auto. Su 5 pallini abbiamo messo solo uno, il minimo. Questo è il risultato. Poi, per carità, adesso riusciamo a stare con la scia e con il DRS in lotta con le ultime posizioni. Alla fine lottiamo per non arrivare ultimi. Questo è quello che ci riserva questo inizio di campionato. Poi, se riusciamo, spendendo un po', a fare un po' di... Attenzione, si ferma intanto Zu. Inizieranno i primi pit stop qua di Congoma Soft. Se riusciamo a progettare un po' di componenti, a usarle già e a scalare un pochino la classifica, non è male, insomma. Poi vediamo, perché noi stiamo dando a tutti i componenti nuovi un ciclo vitale minimo, quindi non so adesso quanti chilometri facciano in una gara. Penso che ci dureranno due gare forse, poi considerando che ad esempio questi componenti li abbiamo usati già anche nelle prove libere. Nelle prove libere io faccio più giri di tutti, sempre, per raggiungere l'assetto, per raggiungere l'acclimamento al tracciato e per raggiungere, in caso di componenti nuovi, anche il 100% di conoscenza dei componenti. Tutto per avere un boost in più in gara, e può essere utile. Che in realtà, allora, l'acclimamento, ok. L'acclimamento è anche per, diciamo, essere in fiducia. Bravo, intanto Beerman all'attacco su Gasly. L'acclimamento è quasi più per... diciamo che al prossimo giro ci fermiamo, non a questo, ma al prossimo. Ma come mai la telecamera di Beerman, tra l'altro, è un po' più scura, mi sembra? No? Boh. Oh, safety car. Subito fermati. Doppio pit stop, facciamolo, dai. Facciamolo. Ok, so box. Safety car in pista per Col. DRS disattivato. Norris, attenzione, tutti si fermano. Sì, dovevamo farlo, signori. Dovrà aspettare un po' Giovinazzi. Norris ritirato. Forse attenzione a rottura. Vediamo il primo guasto. Sì, perché è fermo, non c'è un incidente, però... Signori, guasto meccanico per Lando Norris, così. Non aveva il simbolino lui dell'usura, però, sbaglio. No? Occhio, perché può capitare anche a noi, e probabilmente capiterà. Vediamo, sosta veloce? Sì, però lenti a ripartire perché c'era traffico. Bravo di Giovinazzi che investe i meccanici. Riparte, non è neanche ultimo, è ultimo Giovinazzi. Non è neanche ultimo, attenzione. Tenile Frederico, non preoccuparti. Ottimo, signori, questa cosa molto, molto interessante. Andiamo ad accumulare, andiamo ad accodarci la safety car. Adesso si fermeranno anche davanti. Vediamo come cambia di davanti la situazione. Con Perez, Piastri che passano davanti, essendosi fermati, credo, il giro prima. Penso di sì. Attenzione, Perez, Piastri, Verstappen, Leclerc, Stroll, Hamilton, Tsunoda, Alonso, Russell, Ricciardo, Albon, Hülkenberg, Bottas, Sargeant, Beerman in quindicesima. E se vanno avanti così a ritirarsi, signori, qualche posizione la guadagniamo. Abbiamo tanto carburante in eccesso, ma spero di poterlo sfruttare tutto da qui alla fine della gara. Seconda safety car comunque della gara. Allora, se ci sono gare così, con anche più di una safety car, a me piace, a me piace. Quindi crea quel non so che di... Aspetta, così lo cambiamo dopo, quando arriviamo più vicini al traguardo. Tipo adesso. Vai di potenza. Si possono vedere gare interessanti, signori, con le safety car, con questi imprevisti anche a livello di guasti. L'importante è che non siano troppo frequenti, perché sì, li vediamo anche in Formula 1, ma soprattutto verso fine stagione, solitamente, quando i componenti iniziano ad essere un po' più usurati. Tendenzialmente nella prima metà della stagione non ci sono delle rotture, ma magari durante le prove libere e le qualifiche vanno a sostituire delle componenti per dei difetti o quant'altro. Quindi
in gara è abbastanza raro al momento, o almeno nella prima parte di stagione, vedere delle rotture. Ma qua sono già successe. Buon Lando è stato il primo, non sappiamo a Jeddah, c'era un ritirato se non sbaglio o no, era no, non è vero, era arrivato proprio ultimo Bearman e basta. Qua però non dobbiamo spingere troppo, perché vedete che fermandoci prima ci ha aggiornato la strategia e arriviamo un po' corti con le gomme, quindi starei un filo sopra per arrivare fino al momento del pit stop tranquilli. Stessa cosa, no, stessa cosa al cazzo, qua lui può spingere anche tanto perché doveva comunque fermarsi. Ottimizza, ottimizza. Tu mi hai... Mi ho usato tutto l'ERS per non superare neanche, non provare neanche un attacco. Non va bene così. E l'ERS comunque, signori, non possiamo assolutamente risparmiare. Cazzo, un secondo e 4, un secondo e 5 superato da Ocon. Cazzo, Bearman, porca troia però. Impossibile, eh. Va bene, sei giovane, bisogna crescere, però che cazzo, un po' di quello che ci vuole. Qui in alzi noi possiamo andare, mi sa, all'attacco. Ma non... cioè, ha già perso il DRS anche di Ocon. Che cazzo di gomme hanno? Dura e media, che cazzo. C'ha pure problemi Ocon, questi simbolini, signori. Dire che hanno dei componenti usurati, ve l'ho già detto, ma lo ripeto. E però, cazzo, non sembra. Vediamo i giri 24 e 6, l'ultimo giro, scandalo. Sverniciato a destra e a sinistra, ma Bearman, ma che cazzo... Ma che ti licenzio, eh. Incredibile. Cioè, sverniciato come se fosse la cosa più semplice del mondo. Capito che la fiducia è molto bassa. Poi quando deve passare il suo compagno, non gli rende la vita per niente facile. Che cazzo. Facciamo uno switch, eh. Facciamo lo switch. Per forza. Stava dando fastidio a Giovinazzi. Vediamo anche gli altri cosa fanno a livello di strategie. Si sono fermati tutti una volta? Sì, ok. Giovinazzi, ricordiamoci che ha una sosta in più. E vediamo anche se riesce a stare con Gasly oppure se... Bravo Giovinazzi, all'attacco di Pierre Gasly. Se dovresti provare ad andartene, ma la vedo alquanto dura. Vabbè, signori, allora andiamo avanti leggermente veloci. Vediamo cosa accade in questi giri e poi ragioniamo sulle strategie, su cosa fare. Se riusciamo a tirar fuori il coniglio dal cilindro. Altrimenti dobbiamo aspettare altri aggiornamenti, perché... NCS, non ci siamo. Va bene, dai, andiamo avanti. Attenzione però al sorpasso di Gasly, sì. Adesso inizieranno a scambiarsi posizioni finché non cederà il buon Giovinazzi, cosa che probabilmente sta già facendo, perché 7 decimi, superato 7 decimi, 9 decimi, 1 secondo e 4, 1 secondo e 1, 1 secondo e 5. Va bene, andato. Dato Gasly, vabbè. Andiamo avanti. Ancora, ma signori, secondo bloccaggio da parte di Bearman. Che cazzo. Qui all'undicesima curva. Ho capito, però è anche un po' rotto i coglioni, Bearman, te lo dico, non eh. Ha risposto. A quel punto, era già troppo tardi. Secondo bloccaggio, ci ha sfanculato anche un po' le gomme. Porca troia, va bene tutto, ma tanto sosta per Giovinazzi, 2-6, bravi ragazzi, fanno meno errori quest'anno, magari. Solo l'inizio, è solo l'inizio. Qua in realtà possiamo andare anche un po' aggressivi, non troppo, però ci siamo fermati un paio di giri dopo rispetto al previsto e già avevamo del margine con il ritmo aggressivo, quindi teniamo per un po' questo.
Signori, è complicata quella situazione, veramente complicata. Non so se è un problema di piloti, perché effettivamente abbiamo i piloti peggiori di tutti. Peggiori, perché Giovinazzi è lo stesso overall di Sergeant. Il Sergeant è qua comunque. La macchina non va. Bisogna capire se magari con i primi componenti importanti che ci fanno dare un po' la svolta alla nostra auto iniziano a macinare oppure... ma ci ha buttato fuori Bottas, oppure se sì, la fiducia è cioè, proprio al di sotto dello zero, quella di Berman continua a essere sverniciato. Che cazzo, altro dobbiamo fermarci noi signori e passare alle medie, ma con ritmo medio, perché le ha rovinate tutte. Come fare un giro spinto e lo fermiamo, cambiamo un po' la strategia. Non bene oggi, Cioè, oddio, anche le scorse due gare, di cui una skippata clamorosamente, non sono andate per niente bene. Quindi, insomma, è un po' così la situazione. Ecco, non andare troppo, però. Vediamo il pit stop di Berman. A livello di carburante, cazzo, non ne stiamo usando, Cioè, sì, ma fa fatica a scendere. Errore, attenzione l'errorino. Errorino. Non sappiamo dove. Vediamo. Ah. Pistola che non va. L'anteriore sinistra, va bene. E inizia ad essere doppiato. Sì. Adesso, signori, inizia il tracollo per Berman, sicuramente. Va bene, dobbiamo andare avanti così con lui, con Giovinazzi, che deve fare un'altra sosta. Vediamo, andiamo avanti veloci, però, perché c'è poco da fare. C'è poco da fare. Signori, non so cosa serve a fermarsi 8 giri dalla fine, ma il buon Giovinazzi, per quanto... In realtà si è fermato anche Bottas a montare le soft. Attenzione. È finito dietro. Però effettivamente ci avrebbero raggiunti sia Bottas che Zhou. Si è fermato qualche giro fa. 2-9 lenta, Forse non ci sono stati errori, ma abbastanza lenta. E niente, adesso spariamo su al massimo e vediamo... Vediamo dove arriva il buon Giovinazzi. Berman... Berman... Che dire, effettivamente c'è una differenza tra i due piloti. Non mi aspettavo che fossero così. Cioè, magari dipende solo dalla macchina, per carità, perché magari il talento ce l'hanno. Subito. Io non volevo effettivamente andare a rubare dei piloti dalle altre scuderie, piloti magari un po' più... un overall più alto, un po' più prepotenti, un po' più piloti, insomma, non spettatori non paganti. In questo momento i nostri piloti sono spettatori non paganti. Fatemi vedere un giro, diciamo, completo di Giovinazzi in quanto gira. 21.8, fa un 21.3 anche Berman, così a caso, forse in scia di qualcuno. Il suo miglior tempo praticamente. E 9 secondi da Zhou, però non li recupererai mai. Anche se Zhou le gomme un po' così, ma mancano 5 giri. Oddio, 2 secondi al giro li stiamo anche prendendo, giusto? No. Andiamo 24.3, 22.0. Vediamo il distacco, signori. Magari riusciamo ad andare a prenderlo. Oh, attenzione, attenzione. Un secondo e due, un secondo. Attenzione, attenzione che ci siamo. Non abbiamo neanche gestito l'ERS, niente. Abbiamo un sacco di benzina in più. Cioè, probabilmente quest'anno conservarla durante la safety car non è proprio una scelta di quelle intelligenti. E oh, lo sappiamo adesso. Chi è questo davanti, scusatemi? Ah, Alonso, ok. Gasly è poco più avanti. Gasly adesso frena per il doppiaggio, però... Giro finale. Giro finale. Vabbè, adesso spinge ovviamente Giovinazzi. Gli altri hanno le gomme un po' così. 36% Gasly. 3 secondi e 2, non li recupereremo mai. Alonso è già passato, Gasly... Non ancora. Perché magari lo fa adesso. Ci vediamo lì davanti mentre inizia l'ultimo giro per tutti. Verstappen ha dato 18 secondi e 3 a Leclerc. Sappiamo già come finisce questa stagione.
probabilmente anche la prossima. Poi, allora, abbiamo fatto tante cose, signori, che possono essere controproducenti. La prestazione dell'auto con un solo pallino, la difficoltà che abbiamo impostato su difficile, può darsi anche quello, cioè, i piloti che ovviamente sono questi. Però quantomeno non arriviamo proprio alle ultimissime posizioni e stiamo davanti a Zu. Però alla fine il risultato è praticamente lo stesso di Jeddah, quindi... Dobbiamo essere felici? Assolutamente no. Dobbiamo essere preoccupati? Sì, soprattutto anche per la questione morale. Non so quanto possa influenzare questa cosa la nostra stagione. Salta tutto, che non voglio vedere niente. 21,7, il giro migliore è 21,3 addirittura Bierman. Però ha perso 6 posizioni rispetto alla griglia di partenza. Con 2 ritiri di Norris e Sainz. Va bene, va bene. È stato un po' così, però... Andiamo avanti, comunque abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Oddio, 500.000 così a gratis praticamente, non è male. Per lo più negativa, 3 equilibrati, ok. Ovviamente i 2 piloti affiliati e Bierman perché sa di essere scarso. E gli altri che sono negativi. Ragazzi, dovete capirmi, è difficile. Qua adesso abbiamo... Cazzo di niente, cioè in Giappone non arriva niente. Finiamo qua i progetti e dobbiamo fare di emergenza ancora per la Cina. Qua votazione dei nuovi regolamenti e poi iniziare la ricerca. La vedo tosta, signori, anche in Giappone. Anche in Giappone la vedo tosta. Purtroppo è così, dobbiamo solo che aspettare. Mi avvisate voi quando riapre il centro di progettazione, perché onestamente... Ok, qua non si è scassato niente. Fernando Alonso, mentalità negativa, però disponibile a trattare il buon Fernando. Ma scusatemi, ho un dubbio, fatemi vedere quanto prende... Minchia. No, perché ad esempio... Scusate, il buon... Yuki. Disponibile a trattare, positivo, prende 1.300.000. Ma cioè, fatemi vedere così magari cambiamo anche l'allenamento. Giovinazzi. Bonus struttura, no, dov'è qua? Priorità sviluppo, ok. Standard. Allora, lui che ha molto basso sono il sorpasso, olè, la difesa, sterzata frenata. Sorpasso e difesa, qua sterzata, sterzata frenata, sorpasso difesa. Fluidità della precisione, ruota ruota, frenata, sorpasso, difesa. Mettiamo ruota ruota. Poi Bierman invece, che avrà scarso un po' tutto. Però le cose più scarse sono sorpasso, olè. Abbiamo due piloti che praticamente, proprio per la serie Bottas spostati, che siamo peggio di te in quanto ad aggressività. Sorpasso, fluidità, adattabilità e difesa. Il sorpasso, difesa, fluidità, adattabilità, stabilità, sorpasso, difesa, fluidità, forse strategia di gara è il migliore. Sì, strategia di gara, dai. Ok, però vediamo, perché scusatemi, 4.000.000 Giovinazzi, 1.900.000 Bierman. Ma che stai a scherzare? Ma vabbè, ma scusatemi. Ci penso. Io Bierman però voglio che cresca, più che altro è quello. Voglio che cresca. Però signori, io onestamente... Beh, nel senso, anche perché Giovinazzi sta facendo... Adesso ovviamente in gara fa meglio, perché poi sullo stint lungo ha un ritmo più equilibrato rispetto magari a Bierman. Però scusatemi. Vabbè, Fernando, ok, questo non è... Però è disponibile a trattare anche lui, signori. Cioè, ma sono tutti disponibili a trattare? Ma in che senso? Perché, scusatemi, io a questo punto faccio dei sondaggi. Faccio dei sondaggi e cerchiamo un attimo di capire.
Hamilton disponibile a trattare, ma in realtà va in Ferrari. Io faccio ad esempio, no, lui credo che abbia un contratto lungo. Perez l'ha rinnovato, ma durante questa stagione, giusto? Per quanto Perez, non che sia un pilota che mi fa impazzire, però. Ah, giusto per capire, facciamo un po' di scouting. Perché una rivoluzione così, inizio di tutto, potrebbe essere... Cambiamo subito un pilota così? Scusami, sì, no, ok, hai ragione. È finita? Posto? Possiamo tornare a produrre? Noi dobbiamo fare gli alettoni, che ne abbiamo installato due, totale due. Fatemi vedere dal magazzino, che capisco meglio dal magazzino. Alettoni anteriori, ne abbiamo due, perfetto. Ne dobbiamo fare altri 4. 12 giorni, con calma, normale, va bene, 900.000, vai. Per quanto riguarda invece il sottoscocca, ne abbiamo due, però ne facciamo solo altri due. 16 giorni arriva per la Cina, sì. E fanne solo due, dai, va bene. Possiamo farne quanti alla volta di produzione? Solo due. Dobbiamo aumentare il livello della fabbrica. Abbiamo dei soldi volendo da investire anche nelle strutture, però capiamo. Capiamo. Ok. Ok, produzione completata. Allora, aspetta un attimo, alettone anteriore. Ok, abbiamo, va bene, reso conto, facciamo cagare, lo sappiamo. Aggiornamento mensile sviluppo affiliati. Gli affiliati in realtà abbiamo lasciato questi, ma non so se è aumentato Beerman. Ok, non come overall. Ok, notizie, perfetto. Programma addestramento meccanici. Io vi direi, guarda, proviamola così, si affaticano un po', il rischio di probabilità di errore aumenta del 20%, ma almeno la durata della sosta proviamo ad allenarla quest'anno. Proviamo, non lo so, poi vedremo anche in base alle patch che metteranno, che faranno, se questa cosa cambia. Qual è? Scusami, segna tutte come lette. Ah, meno male che c'è il tastino, l'anno scorso c'era, non credo. Poi, lo scouting tra 2 giorni, ok, quindi facciamo così. Aspetta, però la produzione di cosa? Completato. Revisione piano sponsor, obiettivo raggiunto, perfetto. E superato. Fondi dal coinvolgimento 437.005. Ok, attività obbligatorie nessuna, non ne avevamo. E ok, allora. Scouting completo Perez, positivo. A 9 mesi prende 8.8, con una clausola di 3.2. Fatemi fare altro scouting. Ci stiamo prendendo gusto. Norris anche credo che abbia, così come Russell, un contratto lungo. Bottas non lo so. Tu fai lo scouting che non si sa mai. Anche se io... Yuki, signori, costa veramente poco. Cioè, parliamone, Yuki costa veramente poco. Per assurdo potremmo andare a... Noi... Lo facciamo, proviamo. Proviamo, lunghezza del contratto. Allora, qua, signori, cosa cambia nelle trattative? C'è questo, come per l'assetto, c'è una zona blu, ok, dove è perfetto, cioè la nostra offerta, diciamo, si avvicina alle sue richieste. E ovviamente dobbiamo dargli quello che gli interessa, anche come affiliato, aumenta l'interesse, ma non ci voglio credere. Dobbiamo dargli quello che a lui interessa in modo che questa barrettina vada a finire in questa zona blu. Ovviamente più ci avviciniamo al centro, diciamo, più più è facile che lui accetti. Immediatamente, prossima stagione, accetterebbe di più. Guarda, ti dico, Yuki a noi... Non lo so. Vediamo se a livello di stipendio riusciamo, senza spendere... troppo. Oddio. Giovinazzi ci costa. Ah, questo, signore, invece è la scadenza della nostra offerta. Cioè, se noi ovviamente diciamo, guarda, mi devi rispondere subito, vedete che l'attrattiva della nostra proposta cala, perché gli mettiamo fretta, giustamente. 7 giorni ha più tempo per pensarci, 14-21 di più, ma neanche troppi rispetto ai 7 giorni, quindi diamogli 7 giorni.
Moltiplicatore rescissione invece è un po' come la clausola di rescissione, cioè come si dice, per liberare un giocatore, per intenderci, bisogna pagare un moltiplicatore rispetto, non so se allo stipendio o a una cifra pattuita. Ah, la clausola è questa, ok. Per liberare prima un pilota, se qualcun altro lo vuole comprare da noi, sostanzialmente, ce lo vuole rubare, deve pagare una clausola, che ovviamente se andiamo ad aumentare diminuisce l'attrattiva della nostra offerta e così via, insomma. Allora, 2-3 stagioni già, cambia poco, 4 stagioni niente. Quindi facciamo 2 stagioni immediatamente, preferisco. 2,5 ok, moltiplicatore niente, bonus alla firma, bonus gara, se arrivi... Allora, se arrivi 14esimo ti do... Ti do 130, ok, bonus alla firma. Possiamo mettere noi gli importi, che cazzo... Lo avete messo qua, non lo mettete qua, ma... Ma porca di quella vacca, ma... Il bonus alla firma, signori, ci può anche stare. Cioè, nel senso... Indennità di recessione è quella di... Giovinazzi. Però, signori, davvero, cioè, mi sembra un po' un pirla. Allora, lo paghiamo poco rispetto a Giovinazzi. 2 stagioni sono poche, ma ci può stare. Data avvio immediatamente, ok. Gli diamo 7, magari facciamo così, così ha più tempo per rispondere. Tra 2 giorni, no, ascolta, 7 giorni. Vai. Signori, noi ci proviamo, poi non è detto che lo assumiamo, però potrebbe essere una cosa interessante. Oh, tutti che vogliono venire da noi, a quanto pare. Anche qua, disponibili tutti a trattare, eh. Adesso facciamo un po' di scouting così randomico. Piano sponsor. Attività obbligatorie, testimonial pubblicità energy drink, per forza. E diminuisce la commerciabilità del pilota. Ma dobbiamo metterlo noi, no? Lo mette già in automatico quelle... Ok. Attività obbligatorie, ok. Allora, fatemi vedere sempre. Attività del personale, debriefing post gara, ok. Quindi noi praticamente abbiamo... Questo coinvolgimento ce l'ha dato da quello precedente? Era un qualcosa in più? Può essere? Oh, vediamo. Facciamo così, debriefing post gara. Le cose che vanno ad influenzare gli affiliati, va benissimo. Gli affiliati non so quanto li seguiremo per il semplice fatto che non... attività struttura no. Non facciamo così tante stagioni da dare un senso ai piloti affiliati. Indice di sviluppo. Ma vorrei capire. Aspetta. Attività personale, sono quelle col simbolino arancione. Questa in realtà è esperienza, valutazione, prestazioni, personale, dimensioni, squadra ingegneri, no. Esperienza simulatore, o se no, signori, facciamo che... No, forse però dovrebbe bastare questo già. No, siamo già oltre, o sbaglio, siamo già a posto col coinvolgimento. Obiettivo superato di 490, a posto. Posso confermare? Facciamo solo 3 eventi, sti cazzi. Ok, va bene. Produzione completata. Abbiamo quindi qualche cosa di scorta. Fatemi andare a vedere in magazzino come stiamo messi. Vabbè, ok, alettone ne abbiamo 4, posteriore 5. Questo ok, sottoscocca solo 2. Che non hanno fatto in tempo ad arrivare, mi sa. Mi sa di sì. Perché il prossimo sottoscocca arriva tra un giorno. Quindi in realtà dovremmo averlo per la gara. Comunque un altro discorso. A parte che vabbè, se lo rompiamo, forse in qualifica, anche in qualifica potremmo averlo. Vabbè, sperando di non rompere niente, signori, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Ma anche qua in Giappone non so.
Non so se fare anche qui una skippata di quelle clamorose. Magari. Vediamo. Ci ragiono un attimo su, signori. Ed eventualmente nel prossimo video vediamo se saltare anche il Giappone, visti i risultati abbastanza scarsi delle nostre vetture. È la comodità di questa possibilità di skippare le gare. Almeno da poter portare qualche aggiornamento in più prima di poi concentrarci effettivamente sul fare qualche risultato. Per carità, se si ritirano gli altri, noi qualche posizione la guadagniamo, quindi siamo solo che contenti. Però al momento siamo abbastanza disperati e quindi la strada è parecchio ripida in salita, signori. Va bene, detto ciò, io come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le altre serie sul canale, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, e mi raccomando, continuate a supportare la nostra Kid Audi F1 Team, e niente, grazie di tutto e ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!